riunirsi in chiesa. Il vincitore dell'Isola dei Famosi ha mantenuto la promessa e sposato la sua compagna e madre dei suoi due figli. Ovviamente alla presenza di molti ex compagni d'avventura del reality Mediaset. Lui è Marco Madaloni, il judoka napoletano che proprio nel corso della finalissima dell'Isola, aveva chiesto la mano della sua Romina Giamminelli davanti ad Alessia Marcuzzi e al pubblico. Succedeva ad aprile scorso e ora, dopo 5 mesi, i due si sono giurati amore eterno davanti a decine di invitati. In realtà queste sono le loro seconde nozze. Le prime furono infatti celebrate nel 2015, in comune e con pochi invitati a causa delle ristrettezze economiche della coppia. Non potevamo permetterci grandi feste, oggi è tutto diverso, aveva spiegato Madaloni, che per il suo grande giorno ha deciso di vestirsi di bianco come la sua bellissima moglie. Il matrimonio è andato in scena domenica 22 settembre a Baia Domizia, sul Golfo di Gaeta, a Caserta. Dopo la funzione religiosa, celebrata in una piccola chiesa della zona, la coppia ha festeggiato con parenti e amici nella splendida location del Mamanare, affacciata direttamente sulla spiaggia. Marco e Romina sono apparsi felici e raggianti nei numerosi scatti apparsi sui social network durante il lieto evento. Come anticipato, Madaloni ha scelto un completo elegante bianco, la Giamminelli invece ha sfoggiato un vestito stretto a sirena con scollo ad arca, poi si è cambiata d'abito per la parte finale della serata indossandone uno con corpetto brillante e gonna di tulle a balze. Il matrimonio è stato ripreso dalle telecamere, molto probabilmente quelle di Silvia Toffanin, che ha sempre seguito con affetto Marco e Romina. Alle nozze di Madaloni hanno partecipato tanti volti noti della TV, praticamente è stata l'occasione per riunire quasi tutto il cast dell'ultima edizione del reality in Honduras. Alla cerimonia erano infatti presenti Paolo Brosio, Marina La Rosa, Luca Visma, Aaron Nielsen, Yuma Diakite e Abdelkader Mohamed Ghezal, tutti compagni con i quali Marco aveva stretto un legame particolare durante l'esperienza all'Isola dei Famosi e che più volte, in questi mesi, ha rincontrato,